Ciao ragazzi, benvenuti sul mio YouTube canale, The Italian Style, tutta roba che ci trovo, benvenuti su questa lettura fino alla fine di maggio 2024. Vediamo come sono queste energie, ragazze, ragazzi. Vi chiedo solo di non forzare, se non vi corrispondo, non vi corrisponde questa lettura o le tue letture, queste sono letture generali. Se voi volete una lettura privata con me, trovate tutte le informazioni sul mio info box. Ragazzi, queste sono energie, no? Che percepisco. Tante volte mi dicono sì, ma non mi trovo, o tante volte viceversa. Esattamente, non forziamo. Questi sono tarocchi, divertiamoci. Questo è fino alla fine di maggio, più o meno. Tante volte sono anche 3 giorni prima, 3 giorni dopo, ragazzi. I tarocchi sono, è molto difficile apprendere anche un po' con il tempo, no? Perché noi individualmente siamo in altre energie. Come sappiamo bene. Allora, ragazzi, l'orario è anche sotto il mio info box, così potete cliccare subito sul vostro segno ascendente, Venere, Luna, Stellium, quello che preferite. Se siete un cuspide, vi consiglio anche di guardare il vostro, come si dice, il vostro neighborhood, no? Il vostro banco. Compagno di banco, come si dice, no? Il vostro cuspide, questo ve lo consiglio anche sicuramente. Tante volte trovate anche là dei consigli molto importanti per voi. Detto ciò, noi poi ci vediamo domenica con la mia lettura domenicale, così non devo dirlo più per tutti i 12 segni. Vi chiedo per favore di farvi ricordare anche like, per favore, questo mi aiuta ad evolvere con il mio canale, ragazze, perché se siete in tanti, anch'io sono motivata e posso fare più video per voi. Se voi non mi fate quei like, comincia a scendere l'energia e io non posso neanche più spendere più di tanto tempo a fare questi video, perché ci vogliono veramente, ci vuole tanto tempo, tante energie e tanta forza. Perciò, ragazzi, per favore, questi like, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi su questo canale, è importante, attivate la campanellina per sapere quando scarico dei miei video. Detto ciò, iniziamo subito con i segni di fuoco, aria, terra e poi acqua. Un caro saluto dalla vostra Luana e ciao! Ariete, my love team, datemi per il mio Ariete. Cosa Ariete si può aspettare per questa lettura? Fino alla fine di maggio 2024. Nove di coppe, il risveglio, il ragazzo di bastoni, l'imperatrice. Comincio a capire qualcosa che è molto, molto, tanto, tantissimo importante per te o che vuoi manifestare per la tua vita, Ariete. Ma è come un impero tuo personale, questo è un impero che nessuno te lo può toccare. Cavaliere di coppe, non so se metti un muro davanti a te e mi esprimi un tipo, questa è la mia protezione, tu stai là, io sto qua, questo è il mio nido d'amore? O dipende a cosa, a come vuoi entrare sulle mie energie. Cominciamo, dammi l'imperatrice per il generale. 4 di coppe, 6 di coppe e il cavaliere di spade. Ah no, no, non mi interessa chi sei. Lo esprimi unicamente forte e chiaro. 7 di denaro, 7 di denaro, 7 di denari. Se non ti conosco, se non mi corrispondi, se non ci vedo chiaro, io proteggo tutte le mie energie, anche se so che la potenzialità potrebbe essere qua. Non so chi è. Sembra che conosci già questa energia. Anche se la conosci, questa energia, perché ti è familiare, sei di coppia, mi presenti, perciò è famiglia. Puoi essere anche figli, o tu sei una figlia, o un figlio.
Non c'entra se siamo famiglia, non c'entra se siamo sposati, non c'entra se siamo fratelli, cugini, parenti, mal di denti. Sto scherzando. Vabbè, mica tanto. Avete capito? Però lo stesso ti vuoi proteggere di qualche cosa che dipende. Dipende. Ah, ci sono certe cose, Ariete, che non ci stai più. Non ci stai veramente più. Non. Possiamo essere così in parentela quanto te piace, però non metti una barriera qua davanti, ti proteggi le tue energie, ti proteggi la tua casa, ti proteggi proprio il tuo mondo. Dammi il 9 di coppe. Otto di denari, 5 di spade, 10 di bastoni. Sì. Il risveglio, la regina di bastoni, la giustizia, il 7 di coppe, lo prendo in riversa. Dammi il ragazzo di bastoni, 5 di bastoni, il papa e la morte, e l'imperatrice di nome sotto il mazzo. Per compiacere, Ariete, nel passato vedo ed era molto pesante, per compiacere sempre a tutti, è come che qualcuno, qualcosa, famiglia, non so se sono famiglia, genitori, non lo so, sai quanto. Sono tutti contro di me, ogni volta mi esprimi, sono sempre tutti contro di me. Le persone, le situazioni sono contro di te. E non sai più tante volte cosa devi fare o cosa dovevi fare nel passato. Nel presente vedo che non ce la fai più. Stai chiudendo, è come che meno sanno di me e meglio è. Meglio sanno delle mie energie, meglio sanno della mia vita e meglio è. Non sono più confusa. O non. È semplice. La cosa. E allora cominci a vedere che è più semplice se fai i cavoli tuoi, no? Nel futuro devi però sicuramente. Devi confrontare, Ariete, che questa energia che dovevi in qualche modo, ti facevano zittire, devi confrontare. Non sarà facile, devo essere sincera. Non sarà facile, però tu lo stesso non ti interessa più. Non voglio dire che non ti interessa più, è esagerato dirla così, però non vai a compromessi per queste persone. Ti mettono noia, ti mettono. Ma non è neanche noia, è proprio. Te la fanno scivolare, proprio. Non ne vuoi più sapere. Di nuovo, non è il sapere. Tu cominci a percepire nel futuro che più ti fai i cavoli tuoi con questa gente, queste persone, questa famiglia, non lo so, e più stai bene. Però devi confrontare lo stesso qualcosa. C'è qualcosa che. Devi mettere in evidenza, non so che cos'è, ti porta un po' al dibattito. Dammi un consiglio. Asso di spade, 6 di denari, la regina di denari, devi fare quello che cavolo vuoi tu, Ariete. Di non farti sempre sì, di non farti sempre azzittire, di non. Ma non solo azzittire, anche di organizzare la vita come vuoi tu. Ecco, esattamente, di organizzare la vita come vuoi tu, è importante. Tanto mi esprimi, io non do niente a te, tu non dai niente a me, allora che cavolo vuoi, no? Una cosa così. Ariete, thumbs up, ci vediamo molto presto e ciao ciao. Leone. My love team, datemi per il mio leone. Cosa leone si può aspettare per questa lettura? Sei di denari, sette di spade, il diavolo. Hanging man, l'appeso. Qualcuno qua sta ghosting. Non so come si dice in italiano ghosting, il cavaliere di spade sotto il mazzo, quando qualcuno lascia qualcosa alle spalle senza avvertire, senza avvertimento. Non può essere che sei tu, è la tua lettura. Io ti faccio un esempio, Leone, siamo insieme da qualche anno, no? Siamo una coppia.
Non voglio confrontarti, per esempio, allora io non ti contatto più, non mi faccio vedere più, ti blocco senza nessuna ragione. E tu come Leone ci rimani, no? Ma perché non si fa più sentire Luana? Perché non... Che è successo? Questo è ghosting, non so come si dice in italiano, non lo so, mai detto in italiano. Ma se qualcuno lo sta facendo, metti caso sei tu, se sei ghosting, tu stai lasciando qualcos'altro o stai lasciando qualcuno per metterti con un'altra situazione? Però aspetti un attimo prima che... Non vuoi esagerare con il tempo, tipo, ok, io sto lasciando qualcosa, ho bloccato, ho bloccato, però c'è una strategia, nel mio fare c'è una strategia, c'è un motivo. Può essere anche l'altra persona. Non so se sei tu, Leone. Non so se sei tu, devi essere sincera. Vediamo, dammi l'appeso, 6 di coppe, la regina di bastoni e 7 di coppe, 5 denari sotto il mazzo. Allora, questa energia che sto leggendo, di nuovo, non lo dico più, però noi sappiamo come lavorano i tarocchi. Questa energia che sto leggendo, Leone, c'è un'altra situazione, un'altra persona. Che sa me, allora, questo è difficile da spiegare a Leone. Allora, come ho già detto, noi siamo insieme. Diciamo qualche mese, perché qualche anno sarebbe un po' esagerato a ghosting, no? A fare il ghosting. Noi siamo un paio di mesi insieme, perché è importante che mi capisci cosa voglio dire. Talvolta a parola quello che vedo non è facile, Leone, ma io credo che tu lo sai, sei abbastanza intelligente, Leone, sei tu, Leone. Allora, siamo da un paio di mesi insieme. Tu, Leone, qualche mese, qualche anno fa, diciamo qualche mese, qualche anno fa, hai lasciato la tua anima gemella, o vi siete lasciati, non è andata, vi siete lasciati, non so, non me lo esprimi perché, vi siete lasciati, ma la tua anima gemella, perciò vedo un'energia molto importante per te. Dopo questa separazione, tu ti sei messo con qualcun altro. Per vedere, vediamo se mi ritornano delle emozioni. Hai cominciato a competere, a fare la competizione con questa persona, nuova persona, con la tua ex o il tuo ex, e vedi che non c'è terra, non c'è terra e cielo. È come che questa persona che ti sei messa o messo per qualche settimana, mesetti, ti ha fatto risuscitare come un... Qualcosa dentro di te per sapere, no, allora è veramente così. Quello che ho avuto nel passato, la persona amata, la mia anima gemella è veramente la mia anima gemella perché non mi corrisponde proprio niente, nessuno più. Di nuovo, non so se sei tu che sta facendo questo giro, no? È come che doveva capire, ma allora l'importanza per un'altra persona è grande, è tanta, però c'è un'altra persona di mezzo. Dammi 6 di denari, 7 di spade, di nuovo 5 di denari, e di bastoni, che sei tu. 7 di spade, 7 di bastoni, l'asso di coppe, il diavolo, 7 di denari, il mondo. E 2 di spade. Sì, no. Allora, questa energia che sto leggendo non è la prima volta che lo fa. Non è la prima volta, l'ha fatto un paio di volte già. Adesso basta, no? Non è più bello, non è più elegante che se si fanno sempre le stesse cose. Può essere che questa energia ha un po' di difficoltà con la monotonia. Può essere che questa energia ha difficoltà a tenere stabile una situazione, persona, relazione, perché quando è troppo è troppo, quando storpia è storpia. Perciò c'è questa energia che sta facendo questo gioco ogni volta per vedere a cosa vuole veramente, a come ci si sente veramente dall'altra persona, cosa prova per l'altra persona. È un pattern, è quasi un vizio che hanno preso, no? Di questo tira e molla ogni volta.
Mi sembra un po', mi sembra un po' esagerato. Lo fanno un po' troppo. Dammi un consiglio. Quante cose ancora devi vedere, no? Per far capire a questa energia che sì, siamo destinati. Perché tenti sempre a uscirtene, gironzolare intorno a qualcos'altro, qualcuno per capire che quella persona è la tua persona, destinata a te, no? Quando non apprezziamo più, ragazzi, questo succede quando non apprezziamo più. Quando non apprezziamo le cose veramente no? Le cose belle che l'universo ci ha regalato. Perché ho il match, la regina di bastoni, il re di bastoni, cioè il match. Perciò questa persona è come che non apprezza quando ce l'ha. E quando ce l'ha, la rigetta. È un po' strano, devo essere sincera. Dammi un consiglio per il mio leone. 10 di spade, l'otto di spade. Lovers, sì, sembra come che sembra che deve toccare sempre il basso, ancora con la monotonia, disinteresse, cerca sempre quel kick, no? Quella cosa là da solidificare l'orecchio, no? Solidificare un po' l'anima, ma esagera, esagera, questa energia esagera, devo essere sincera, vedi tu, non so se sei tu, lo saprai tu. Thumbs up, ci vediamo molto presto e ciao ciao. Sagittario, my love team, datemi per il mio Sagittario. Cosa Sagittario si può aspettare? Tu, il cavaliere di bastoni, 9 di denari, il cavaliere di coppe, il risveglio, la regina di denari sotto il mazzo. Un giorno ti svegli e la gazzella corre. Aldo Giovanni Giacomo, no? Ah, sì. Ok, un po' quello mi viene. Tipo, un giorno ti svegli e sai quello che vuoi. Tipo, ah, adesso ho capito. Ok, tutto chiaro. Tutto chiaro. Ti cominci a questa chiarezza è perché nel passato ti vedo, io ce la faccio, io voglio, io. Può essere che dell'io diventiamo noi. Dammi il risveglio per il generale. Un altro cavaliere, ma il cavaliere di denari, la High Priestess, il 10 di coppe e la temperanza sotto il mazzo. Sì, io la voglio, però andiamo piano. Chi va lontano? Chi va piano va lontano. Perché ti prendi tempo, Sagittario? Mi sa che la scorsa settimana era anche così. Perché ti prendi tempo? Sì, è giusto che ti prendi tempo. È lenta, è strano. Ok, può essere una via di mezzo, no? Tra molto temperante. Temperamento e molto col cuore, può essere una via di mezzo stabile. O è una strategia tua, quello può anche essere di andare piano e lontano. Dammi il cavaliere di bastoni, 9 di denari, lo prendo qua, 3 di bastoni, 5 di coppe. Ah, ok. 9 di denari, 7 di spade, 7 di bastoni, la forza. Wow, il re di coppe, la regina di denari la prendo qua e il mago. Sì, perché nel passato vedo che avevi un. Non contavo, no, non. Come si dice? Come si dice? Aspetta un attimo, Sagittario, non ti ritornavano i conti. È come che cercavi sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di nuovo, cosa nuova, una nuova attività, un nuovo hobby, una nuova avventura, una cosa di nuovo, l'aspettavi sempre, c'era sempre qualcosa che aspettavi, però dicevi, ma perché sto aspettando, a cosa sto aspettando? Sapete, una volta, a me mi arriva tanto, per esempio, questa energia, è come quando durante il giorno io aspetto delle cose che non so che cosa sto aspettando. Vi svegliate quella mattina aspettando, ma cosa sto aspettando? Una cosa così. E
È un po' di aspettative poi, se poi alla fine dici ma perché sto aspettando, no? Allora devo mettere un'azione io. Nel presente ti cominci a fare i conti, cominci a fare di nuovo i conti. Qualcosa qua è come che non ti ritornava, però devi cominciare a essere anche onesta, onesto con te stesso perché ti dà la forza di capire a cosa puoi aggiustare. E mi sa che veramente che si parla di te o a un, che è un leone del tuo tema natale o ha a che fare con un leone. Però sicuramente è come che devi essere un po' brutale con te stessa o con te stesso, già Sagittario, per mettere a posto e aggiustare e capire a dove a cosa è sbagliato nel passato. Perché nel futuro vedo che... vabbè, ma questa è... Questa cosa che metterà in pratica di aggiustare può andare alla grande. È bella, molto bella. Però bisogna aggiustare prima e capire di dove ci si è sbagliati. Allora sì, poi puoi raggiungere qualcosa che veramente ti porta molto lontano e non sei solo o non sei sola qua, Sagittario. Questa è bella. Un po' le cavolate fatte, no? Diciamola così. Dammi un consiglio. Quattro di bastoni, soli di nuovo il leone e il mago che sarebbe gemelli, o due volte il mago. Sì, che alla fine quello che creiamo, noi siamo il Michelangelo della nostra vita, Sagittario, lo sai benissimo, no? Il tuo opposto è gemelli, no? Siamo il creatore, siamo noi il creatore della nostra vita. Quello che manifestiamo, creiamo, siamo noi. E di conseguenza vediamo cosa abbiamo manifestato e il potere che abbiamo per manifestare proprio la nostra vita. E ti stai cominciando a rendere conto che ci sono cose da aggiustare che sono importanti. Mi piace. Sagittario, thumbs up, ci vediamo molto presto e ciao. Acquario. My love team, datemi per il mio acquario. Cosa acquario si può aspettare fino alla fine di maggio? La regina di denari, anche tu il risveglio, 6 di spade e no, anche tu il 9 di denari. Il re di bastone sotto il mazzo. Non so se hai a che fare con Scorpione e Leone. Però acquario... sta rassegnando. No, non voglio dire. No, non voglio dire rassegnando, è una parola brutta, acquario. Non, voglio dire invece, stai cominciando ad accettare che va bene anche così, non so cosa. Tipo, ma non è anche male, non è neanche male. Non so cosa. Vediamo, dammi il 9 di denari. Re di bastoni, una tolta risveglio, impressionante, il ragazzo di spade. Oh, ti comincia a piacere qualcuno, il 6 di spade di nuovo sotto il mazzo. E se non ti piace qualcuno, tu me la porti, questa situazione comincia a piacere. Può essere anche te stessa o te stesso, può essere anche tipo... Quando ti metti in moto, ti ricominci a mettere in gioco, in moto, ti comincia a piacere una frequenza, questa frequenza che ti... è una boccata d'aria, no? La vedo come una boccata... E se non è una situazione, la vedo anche, può essere, per una persona, comincia a piacere. Non c'è una frequenza qua tra te e questa nuova, io direi nuova, persona, perché mi esprimi, che mi comincia a piacere. Mi comincio a sentirmi a mio agio. Dammi la regina di denari, 5 di spade, cavaliere di coppe, la forza. Dammi il risveglio, la ruota della fortuna, 8 di spade, cavaliere di spade. Sì, perché vai sul naturale, la luna, la regina di coppe e il 7 di coppe, perché vai sul naturale. Prima può essere nel passato, tentavi a forzare. A forzare per forza che dovevi andare in quella direzione, per forza in quella persona, per forza così. E
e ti prendeva un casino di energie. Lo sentivi subito che non ti facevi un favore. Invece nel presente le cose stanno cambiando perché tu le vuoi cambiare e vai sul naturale, vai veramente sul naturale. Vai, quello che ti porta l'universo. Non so che è successo tra il passato e il futuro, perdon, tra il passato e il presente, non me lo dimostri. Però ti arrabbi quando ci pensi troppo o ci pensavi troppo e questo sta cambiando perché cominci a giudicare anche un pochettino cosa tu hai fatto di troppo, cosa tu hai messo troppo del tuo o cosa tu forzavi, ti cominci a giudicare. E per questo giudicamento ti ritrovi a dire ok, non sono stata, può essere la più perfetta o il perfetto, che poi il perfezionismo non c'è. Però me la voglio riportare naturale, ma la voglio portare così come dovrebbe essere, senza fare niente. E ti comincia a piacere. E nel futuro ti ritrovi che avrai esattamente perché stai cambiando questa mentalità qua, ti cominci ad avere tante opzioni, tante possibilità, tante porte nuove, tante porte aperte che puoi scegliere tu perché sei open mind, sei libera. E ti comincia a piacere. E di accettare anche le conseguenze, di accettare proprio la vita, cosa ti porta, bene o male che sia. Di non poter pensare che la vita è perfetta, ma di anche di capire che ci sono degli ostacoli che ti aiutano a evolvere. Dammi un consiglio. 9 di spade, il re di spade che sei tu e il 5 di bastone. Sì, che sei aperta anche agli ostacoli, la giustizia, che non ti mette più paura a nessuno, però che non vai sulla difesa o di per forza volerla portare in una certa maniera perché hai paura del confronto, no? No, che invece hai anche tante energie buone, ma anche tanti. Tanta grinta, Acquario, di volercela fare che sei aperta a tutto. Io credo che questo si parla più di te, devo essere sincera, più della tua vita che con una persona, no? O di altre persone. Io credo che si parla più della tua vita, come tu stai cambiando la tua energia, no? Il tuo modo di essere. Mi piace. Like per favore, un caro saluto e ciao ciao. Gemelli, my love team, datemi per i miei gemelli. Cosa gemelli si può aspettare per questa lettura? L'appeso, 10 di coppe, 3 di bastoni, 8 di denari. Cominci a lavorarci, provo a vedere anche i frutti. Vuoi cominciare a vedere a quello che stai lavorando? Non mi metti pigrizia, come nel passato può essere che me la mettevi un po' di pigrizia, tanto non funziona un cavolo. No, invece oggi me la porti, no, ci voglio lavorare, vediamo, però devo vedere anche i risultati. Ti serve la motivazione, ti serve di vedere qualcosa, di intraprendere, di farla. Sì, se la voglio, ok, la voglio, perché sono la prima, il primo che vuole, il sole sotto il mazzo. You cannot make this shit up. Non me la puoi, è quello che ti sto parlando, quello che ti sto dicendoti, che è la tua energia in questo momento. Però vuoi vedere i fatti, vuoi vedere chiarezza, o devi cominciare a cambiare subito qualcosa di radicale? Perché, ok, hai smesso con la pigrizia, hai smesso di essere comoda là o comodo, però adesso devono cambiare anche i venti, no? Perché ci metti anche del tuo. Dammi l'otto di denari, di nuovo l'appeso, due di bastoni e il 5 di coppe. Allora, come facevi, o può essere anche che tu vedi in questo momento che come fai tante volte anche sbagliate, o perché hai capito che devi cominciare a mettere il tuo, se no ci perdi tu. Anche se non è facile, perché è un po' di. È come. Un po' di rispetto, sì, ma se ci metto del mio, se la ridò, cioè se ci do un'altra volta questa opportunità a questa situazione o persona, spero che non me ne pento.
spero che non, spero che sto facendo la cosa giusta. È anche molto, ti devi dare un calcetto nel culetto, diciamola così, per uscire da questa pigrizia, no? O di questo stato di fermo. Dammi l'appeso. 4 di spade, 8 di coppe, 10 di bastoni. 10 di coppe, la regina di denari. Il ragazzo di coppe, il mago, dammi il 3 di bastoni, 8 di anello, prendo là. La forza, no, che forza, perdon, la giustizia e la morte, e la regina di spade sotto il mazzo. Nel passato è esattamente quello che ti ho detto, perché non ti motivava più niente, facevi difficoltà a vedere cosa, no, i frutti che ti potevano portare, facevi molta difficoltà. Anzi, io la vedo più che ti era pesante, tanto pesante. Non so che è successo nel passato e nel presente, però qualcosa si sta cominciando a riaprire. Può essere anche questo giovane, che entrerà nel tuo segno o nel tuo ascendente, gemelli. Ti dà più motivazione, come cominci a vedere, ok, tante volte non devo sempre mettere io del mio, le vedo anche arrivare, senza mettere per forza sempre qualcosa del mio, no? E nel futuro vedrai che, eh sì, finalmente cominceranno a essere più serena. Ti vedo più serena, gemelli. Ma tu poi nel futuro mi esprimi, sì, ma l'ho vista molto brutta. La regina di spade è la regina, no, della guerra. Ne ha vissuto di tutti i colori, diciamola così. Molto, molto ferma, molto stabile, mentale, perché ne ha visto di tutti, ne ha visto di tutti i colori. Ok, dammi per i miei gemelli. Due di spade, sette di spade e due di bastoni. Vuoi i fatti? E forse è anche quello che un po' ti fa arrabbiare con te stessa, perché quando tu ti metti veramente il tuo, io ti conosco, gemelli, sei. E sei anche molto, sei molto, perdon, sei molto intellettuale, no? Anche di mentalità, sei molto intellettuale, però anche molto precisa a quello che dici. Per te le parole sono, è molto importante, ci dai peso alle parole, però lo pretendi anche dagli altri. O di altre circostanze, non deve essere per forza persona. Gemelli, un like, grazie mille e ciao ciao. Bilancia. My love team, datemi per la mia bilancia. Cosa bilancia si può aspettare fino alla fine di maggio? Nove di denari, otto di spade, cavaliere di spade e il diavolo. Sei allergica alle persone? O di una situazione, circostanza politica, non lo so, sei di spade, c'è qualcosa qua, no? Qua, qua ce l'hai, qua ce l'hai. Sei allergica a qualcosa che, tipo, ma io che ci sto a fare qua? Ma che mentalità del cavolo è questa? Non so dire. Vediamo, dammi il tanto semplice se vedi la pubblicità. Tante volte queste pubblicità del cavolo, mamma mia, anche a me mi fanno, oh, tipo, ma che io dovrei comprare questo prodotto? Tipo, è come con una manipolazione, non so se è quella, cioè, può essere mille cose, bilancia. È come che tu dici la popolazione, questa situazione, questa persona, circostanza, manipola così tanto che mi disgusta. Non so che cos'è, lo saprai solo tu. Dammi il diavolo, ragazzo di bastoni, 6 di coppe, 7 di bastoni. Quando si parla d'amore, può essere. 4 di spade. Quando si parla di coppia? Quando si parla di matrimonio? Quando si parla di fidanzamento? Quando si parla di, non lo so, qua c'è qualcosa qua che ti sta.
Mamma mia, si salvi chi può con te. Non ne vuoi sentire parlare, o può essere anche di una persona, non ne vuoi sentire parlare. Ti disgusta. Non so che cos'è. Ti dico, stop. Non ti permette a parlare di questa cosa che so allergica. Può essere circostanza, situazione, non lo so. Di una cosa che vedi, l'universo o... del mondo, una cosa che vedi sul TG, non lo so, non lo so. O che vedi di tua sorella, di tuo fratello, dei tuoi parenti, dei tuoi figli, non lo so. Una cosa che ti disgusta. Lovers, 8 di bastoni, la forza, no, vabbò, va, la morte. Mi rincoglionisco anche io. 5 di denaro, perché ti sento. Ti sento molto forte con questa lettura. 3 di bastoni, 5 di denari, 10 di coppe. Sì, la luna, sì. La luna, la regina di coppe e il re di spade. C'è qualcosa qua che è chiuso. Stai chiudendo, che non vuoi proprio più pa sentir parlare. Non ci credo. Perché mi presenti qua la regina di coppe? Perché hai un po' la sotto il mazzo, hai un po' la delusione c'è stata qua, no? O c'è qualcosa di mi hai delusa, mi hai deluso, sono stato deluso, non so di che, non so di cosa. Qualcosa ti è entrato in un tratto. È una chiusura, una cosa che doveva chiudere. Però oggi proprio non è che ci ridi, se ci ridi. Però lo fai con ironia. Perché lo stesso ci speravi, no? Però lo stesso non fa più per te. Una cosa che dici, no, no, non la voglio più. Non mi parlare più di romanticismo, non mi parlare più di matrimonio, non mi parlare più di fidanzamenti. Voglio essere libera. Eh sì, perché ci sei rimasta male o ci sei rimasto male. Però nel futuro, let's settle down, lascia un po' calmare queste acque. Bilancia, non ti consiglio di subito affrettare e dire basta, mi avete rotto tutti quanti o sono allergica a questa situazione, persona, quello che è, non mi portate più quella situazione. No, fai calmare un po' le acque, perché si vede che sei delusa. Perché è come che hai dato un'altra opportunità o tentavi a dare un'altra opportunità e sei stata ridelusa o qualcosa, è come che ti senti un po' manipolata, devo essere sincera, ti senti un po' manipolata. Lascia tranquillizzare un po' le acque e poi vedrai che tutto si aggiusterà più tranquillo. Dammi per favore per la mia bilancia. L'imperatore, la regina di bastoni e il 5 di denari. Può essere anche un lavoro, può essere anche un datore di lavoro, può essere una promessa non mantenuta, qualcosa qua che ci speravi, ed eri molto, molto, motivata ad averla, a farla, la vedevi molto matura questa situazione o persona, però sei stata delusa. Un'altra volta questa delusione, ma proprio a me. Ma perché tutte a me? Una cosa così mi porti? Fai di nuovo, e non lo dico più, fai calmare le acque, bilancia. La delusione la vedi, hai 2 volte 5 denari. Però vuol dire che devi imparare qualcosa che è importante. Guardare qualcosa anche dentro di te, che puoi aggiustare, eh? Siamo tutti qua per migliorare, evolvere e imparare. Bilancia, credimi su questo. Ne so io qualcosa. Bilancia, un like, a presto e ciao ciao. Toro, my love team, datemi per il mio toro. Cosa toro si può aspettare per questa lettura fino alla fine di maggio? Tu, il mondo, 10 denari. Wow, gli amanti, gemelli, la giustizia, hai 3 major arcana, Libra, bilancia, sotto il mazzo, qualcosa sta bilanciando di grande, di grosso, Giove sta facendo il suo ingresso, ha fatto già il suo ingresso
in gemelli, no? Proprio adesso. 3 di coppe sotto in mazzo, è come un sollievo. Tipo adesso posso bilanciare, qualcosa è stato chiuso. Può essere anche un karma? Un capitolo chiuso. Capitolo che dovevi lavorarci per un anno? Dammi bilancia. Di nuovo 3 di coppe, 4 di coppe, il sole. Quello che non volevi 5 minuti fa lo vuoi adesso. E come lo vuoi? L'imperatore sotto il mazzo. Sai quello che vuoi. È tutto chiaro. È tutto chiaro. E come lo fai, Toro? Lo fai in una maniera molto naturale, però una cosa è che dovevi passarci. Lo sai solo tu quello che hai dovuto passare. Però adesso è quello che vuoi, è bella, una bella frescata d'aria. Dammi il mondo per il passato. 8 di coppe, la regina di spade e il re di coppe. L'asso di spade sotto il mazzo. Dammi il 10 di denari. Di nuovo la giustizia, che la prendo qua nel tuo focus, 9 di denari, the High Priestess, 6 di coppe, ragazzo di bastoni e 7 di coppe, 4 di bastoni. Devi mettere, no, stai mettendo ordine nella tua vita. Ma come lo fai, Toro? Mi piace perché sei chiara e chiaro senti molto il tuo istinto, senti battere forte qualcosa che sta cambiando. Può essere anche la tua indipendenza, i tuoi progetti, le tue esigenze. Nel passato vedo come che hai dovuto lasciare qualcosa per ritrovarti. È dovuto chiudere qualcosa, è stato chiuso qualcosa per ritrovarti, per riportare quel bilanciamento tra te e te stessa o a te stesso. E perché ti ritrovi questo bilanciamento e ti vedi che puoi farcela senza più combattere ogni volta perché ti sei ritrovato in una grande, grande maniera nella tua vita, vedo che hai tantissime opportunità. E non sei solo o sola con questa avventura. Perché te stessa, no? Tu ti sei trovata a te e anche le cose più futili le vedi una cosa grande, non la vedi più futile, non la vedi più banale, la vedi per quello che è. Ringrazi, sei molto thankful, sei molto, come si dice thankful? Apprezzi, ringrazi, hai molto riconoscimento a quello che hai, perché hai dovuto lasciare, abbandonare qualcosa che dovevi mettere in chiarezza, no? Dovevi un po' organizzare la tua vita o riportarla a organizzarla. Ok, dammi un consiglio per il mio toro. La regina di bastoni, 10 denari, il ragazzo di nuovo di bastoni sotto il mazzo, 8 di bastoni sotto il mazzo, volevo dire. Hai una capacità, toro, e che ti ferma più? Che ti ferma più? Ma si parla proprio della tua vita, della tua indipendenza, di soldi, stabilità, se stai aspettando una risposta te viene data, se vuoi dare tu una risposta la dai subito. Tutto un tratto va tutto molto easy, tutto easy. Anche questo stellium che avevamo, no? Nel tuo segno è rimasto solo Urano e Mercurio per adesso. Però è tutto, sai come muoverti, sai cosa vuoi e lo fai con una grande stabilità mentale, fisica. Ma chi ti riconosce più qua? È bella, proprio bella, mi piace. Perciò incominciamo poi entrare nel giugno veramente molto, molto differente che nel passato. Thumbs up, noi ci vediamo presto. Capricorno,
Ma l'optim, datemi per il mio Capricorno. Cosa Capricorno si può aspettare fino alla fine di maggio? La regina di denari, il ragazzo di bastoni, sette di coppe, la morte. Cavaliere di bastoni. Una mentalità, o come comunichi, come ti esprimi, Capricorno sta cambiando, o perché ti sei espressa o espresso in una certa maniera ti sta portando a cambiare o trasformare, o qualcuno te l'ha fatto con te. Perché questa comunicazione? C'è qualcuno qua che vuole comunicare, o tu sei che vuoi comunicare, sta portando a un. Può essere o una trasformazione o una rottura, nel senso una fine. Però la vedo la possibilità e vedo più possibilità. Una volta tolta questo sassolino delle scarpe, avrai più possibilità. Vediamo, dammi la morte, re di coppe, tre di bastoni e il 10 di coppe. Vedi molto lontano. Comincia a guardare un po' sull'orizzonte, no? All'orizzonte, tu con il diavolo sotto il mazzo. Io credo, per essere sincera, Capricorno, io vedo più che cominci a essere molto più positiva o positivo, anche per il futuro, da adesso al positivo, da adesso al futuro, ti vedo molto più positiva. Com'è che cominci a guardare anche delle situazioni, persone che ti stanno intorno, anche le cose belle tra di loro, no? Però anche a cosa ti porterà il futuro, di non vedere sempre non sempre, no, di vedere anche la tendenza di vedere il bicchiere mezzo pieno che vuoto. Stai cominciando a cambiare proprio tu. Io non so se sei tu, può essere qualcuno, non so, credo che può essere che ti piace qualcuno. O ti ricominci a aprire il cuore per qualcosa o qualcuno. Dammi la regina di denari per il passato. 6 di denari, 4 di denari, 10 di spade. Dammi il ragazzo di bastone, la ruota della fortuna. La luna, regina di coppe, che ho il match. L'appeso, 2 di bastoni e il 5 di coppe. Nel passato vedi la delusione, non volevi proprio aprirti a nessuno, neanche a Babbo Natale. Davi veramente alle situazioni persone più vicino a te, amici, famiglia, colleghi. Tenevi molto, eri molto sulle tue, eri molto sul standard, no? Sulla base. Io posso dare, però non ti permettere di avere più di me, più di quello non ti posso dare, non voglio darti. Invece, come ho già detto, stanno cominciando i venti, no, questo è in italiano, stanno cominciando a cambiare i venti. E non so che, può essere come che quel step in più, quel passo in più di superare un'ombra, di superare una paura. Non puoi stare tutto il tempo, tutta la vita a non dare o perché hai paura di dare, no? Invece adesso stanno cominciando, è come che è un challenge tra te e te stessa o te stesso che vuoi darti a capire dove è il tuo limite o se hai ancora un limite. È un challenge tra te e te stessa. E nel futuro vedrai che questo challenge l'avrai fatto, però ancora un po' di paura a dove ti porterà questo cammino. A questo cambiamento. Hai un po' di paura che qualcuno ti potrebbe riferire, offerire, perché ci sono tante possibilità. E da volte poi come che ti riporta indietro, sì, ma forse è meglio che sto qua comoda o comodo a non esagerare, no? Perché tanto alla fine. No, cerca di rimanere su questo flow, rimani a questo ritmo. Di non aver, no, cerca di non aver paura, no? Di andare sul naturale. Dammi un consiglio per il mio Capricorno.
Otto di denari, la temperanza e il re di spade. Devi cominciare a capire a dove arriva il mentale, dove puoi mettere più praticità e dove puoi mettere anche più pazienza. C'è qualcosa là da bilanciare di praticità e il mentale. Una volta bilanciata questa situazione, puoi cominciare a aprire anche a te stessa o te stesso a cosa sono le emozioni che provi forte. Io credo che si parla di una persona qua. Certo, può essere, per qualcuno di voi può essere anche solo un tuo solo, è un tuo percorso che stai facendo nella vita, però può essere che per alcuni di voi si tratta anche di persone, di relazioni. Mi piace veramente. Un thumbs up. Grazie mille e ciao. Vergine, my love team, datemi per la mia Vergine, per questa lettura fino alla fine di maggio. La torre, è il Papa, il diavolo, 10 denari. Stai cominciando a comprendere, Vergine, che qualcosa sta esagerando. Qualcosa sei rimasta, o rimasto abbastanza, sì, tu, l'eremita, dopo un silenzio, una guarigione, qualcosa che ti ha portato a maturare, stai capendo oggi che se non fai attenzione porta all'esagerazione col diavolo. Non te l'aspettavo, qualcosa è successo nel passato che non ti aspettavi, per niente. Dammi 10 di denari per il generale, 5 di denari, 8 di bastoni e il re di denari, sei tu, 4 di spade. Ti stai rendendo conto, orgondo, conto, Vergine, che non è più quello che vuoi. C'è qualcosa qua che non vuoi più. Entrano, escono, può essere anche energie, un'energia può essere che entra, esce, entra, esce, entra, esce. Può essere anche sei tu, certo, può essere anche sei tu questa energia che entra, esce, vedo molto maschietto qua, a quella persona che entra, esce. È come che si stanno prendendo un po', no, non voglio dire che si stanno prendendo di gioco. No. Ah, è difficile da spiegare, non è che si prendono gioco. Questo maschietto, no? Che poi tutti abbiamo maschietto e femminuccia un po' nel, no? Non un po', abbiamo le nostre energie. È come che, vediamo se mi fanno entrare e poi se esco cosa fanno? Se mi fanno entrare cosa faccio? Se mi fanno uscire cosa fanno? Una cosa così. O come mi comporto se entro, esco, entro, esco? Ah, è come che voglio questa energia che sto leggendo, Vergine, vuole avere sempre una conferma. Vediamo un challenge, no? Vediamo come mi, vediamo cosa mi presenta, vediamo cosa, come mi risponde. Dammi la torre, l'asso di coppe, la morte e il 10 di bastoni. Qualcosa ti era entrata, Vergine, che era già finita, o qualcosa era finita. Tu pensavi che era finita e ti eri stata ridata. Eri abbastanza sorpresa o sorpresa nel passato, 10 di spade, dopo un lungo tragitto di delusione, no? Grande delusione. È come che ti è stata ridata, ridata a riguardarla, a poterla riguardare, riaggiustarla e non te l'aspettavi per niente, era l'ultima persona, situazione che ti aspettavi in quel momento. Dammi il Papa, 6 di coppe, le ragazze di bastoni, 8 di coppe. Il mago, il Papa di nuovo, la regina di spade. Cominci a essere molto brutale, onesta o onesto con te stesso, che così non va. Che puoi essere l'anima gemella di tutto, di tutta la tua vita o viceversa, però così non ci stai più, così non ci stai più,
stai rendendo conto che non è più questa la felicità, che questa non può portare a una felicità. Perché nel futuro cominci a capire, una volta uscita dall'otto di coppe, no? Una volta uscita o uscito di questa energia che non ti fa bene, non vi fa bene anche entrambi. Cominci a vederla da fuori e cominci a capire che era tossica, veramente tossica, o è tossica. Ma lo vedi solo nel futuro. Una volta è uscita for good, no? Per la tua protezione, quando la vedi da fuori è stata una grande manipolazione qua. Vi siete manipolati? Non lo so. Però questa energia sicuramente la potrai solo vedere in futuro, una volta tolta questa energia della tua vita. E ti sarà chiaro che non potevi andare avanti così. Non potevate andare avanti così. Un po' quella minestra riscaldata, no? Una volta riscaldata, ma se è ancora buona, non lo so. Un po' così mi viene. C'è un motivo se è stata chiusa nel passato. Dammi un consiglio. Regina di bastoni, l'appeso e la regina di... Cerchi veramente di tutto di essere pratica, di portare praticità. Però sì, il re di bastoni. E non è facile neanche perché tenti, sei tentata. A questa energia sei molto tentata, però devi anche perché ne sei, le, in questo momento, esattamente in questo momento, cerchi veramente di guardarle in tutti i punti di vista. Non trovi una soluzione, non trovi una risposta, diciamola così, anche se sei molto tentata. Però cominci a capire che se vai avanti così, Vergine, tenti di tirarti le tue energie, no? Le tue insicurezze cominciano a diventare, tolte le insicurezze, può essere cosa avevi anche nel passato. Fai attenzione, io credo se questa lettura ti corrisponde, tu lo saprai meglio di tutti, Vergine. Un like, noi ci vediamo molto presto, un caro saluto e ciao ciao. Cancro, my love team, datemi per il mio cancro, cosa cancro si può aspettare fino alla fine di maggio? Sei di coppe, la regina di denari, 5 di spade, la morte. Non so se è una suocera, una nuora, una cugina, boh, qualcuno di famiglia. Stai chiudendo. Troppo male lingue. Amici, amica, amico, troppo male lingue. Anche se, devo essere sincera, ci tieni, ottenevi. Nel passato può essere, non lo so, no, qualcosa che vi, come che come si dice, vi coinvolge? Ah, ma la smetti, la togli, la scarti? Troppo malilingue. E quando lo fai, ma non so se solo malilingue, anche un po' di manipolazione. Può essere che da quanto tu la stai scartando o cominci a capire che meglio che mi faccio i cavoli miei senza intervenire con questa energia, stai meglio. La tua vita sta cambiando in positivo. Dammi la morte. Ti sta andando meglio. 9 di coppe, 10 di denari, 6 di spade e il papa sotto il mazzo. Ti sta andando meglio. Ti fai i cavoli tuoi, senza che hai questi influssi, queste interferenze di circostanze, situazioni, persone, famiglie. Se ti corrisponde, sai esattamente quella persona che stai pensando adesso, sì, è quella. Non ti fa bene, e lo vedi? La giustizia, sette di coppe, il mago.
È esattamente quello che provo a dirti. Mi fermo un attimo nel passato. No, non può essere. Quando ti venivano queste energie, tipo c'è qualcosa qua che mi puzza, c'è qualcosa qua che non torna, e pensavi a quella persona, può essere anche situazione, tu ti dicevi in quel momento, ma no, no, ma non può essere. No, ma dai, pensiamo d'altro, non può, sono io, può essere la pazza che pensa così, no, ma che sta scherzando, una cosa così. Già là cominciavi a avere delle vertenze, perché li volevi bene o li vuoi bene questa energia. Però ci sono dei certi tratti della vita che cominciavi a capire già nel passato, sì, ma cambia questa energia, a comodi suoi o delle circostanze, cambia, tenta a cambiare, a farsi vedere un'altra faccia, no? Un altro lato. Di se stessi. Dammi la regina di denari, il papa, il re di denari, the lovers, che sembrano gli amanti, 5 di spade, 8 di bastoni, il ragazzo di denari. E sì, certo, poi non capisco, il ragazzo di spade, il re di bastoni. Sapete quando? Allora, te la devo spiegare questa cancro. Quando delle circostanze, persone cominciano a competere la loro vita con la nostra. Quando, per esempio, io ti faccio solo un esesempio, cancro. Tu ti lamentavi o ti lamenti qualche volta dicendo, oh, mamma mia, che stress oggi, no? Mamma mia, che giornata oggi. Ti confidavi, io ti confido questa energia, persona. Questa energia ti risponde, mamma mia cancro, ma non sei solo tu la stressata o il stressato, non ti lamentare, una cosa così. Quando si parla della sua energia, sembra tutto perfetto all'infuori. E però non capiscono che facendo così non è tutto oro quello che luccica. Che alla fin fine, quando loro si lamentano o si portano a lamentarsi, fanno loro il vittimismo, la vittima, la fanno loro. Però tu alla fine in quel momento devi stare zitta o zitto, perché dici no, può essere, se questa persona ha così veramente tanto stress, li credo. Però quando lo dici tu, sei la vittima, o capito, ti piangi addosso, una cosa così. Allora cominci a capire, no, allora io sai che c'è, mi faccio i cavoli miei. Non mi confido più. O non mi confido o comincio a distaccarmi. Perché se viene detto da loro, tutti dobbiamo capire. Se la dico io, allora non va bene, sono la vittima. No. Anche se ti importa, può essere una sorella, può essere un fratello, può essere un cugino, una cugina, un collaboratore, un collega. Non so chi è. Una nuora, una suocera. Qualcuno che sai che ti confidi, ci stavi molto bene nel passato, però già le campanelle nel passato la vedo che ti cominciavano a suonare. Dammi un consiglio. 6 di denari, 3 di bastoni e la torre. Stai aspettando a sorprendere qualcosa? Non so se sorprende, non so se vuoi dire, se lo vuoi comunicare. O farai qualcosa, 4 denari, che in questo momento non lo fai, non lo dici, però c'è come un input, un giorno dovrò dirlo, o qualcosa dovrò fare, perché non me la faccio più scivolare. Ma c'è qualcosa qua da comunicare che sarà veramente una sorpresa. O un giorno ti dirò. Una cosa così, cancro. Ma fammi sapere. Ti stai cominciando a stufare. Vabbè, se ti corrisponde, capisco molto, capisco molto. Un like, ci vediamo molto presto. Un caro saluto e ciao ciao. Pesci. My love team, datemi per i miei pesci. Cosa pesci si può aspettare per questa lettura fino alla fine di maggio? Luna, 6 di denari, ragazzo di bastoni,
Due di spade. Non sei sicuro o sicura se puoi farcela? O è giusto dare? Come dare? C'è un po' di confusione. Ti senti? Non so se ti vedo. Sì, poi se ti vedo. Tipo, la farei A o la farei B? Quale direzione sarebbe la migliore per dare? Per cominciare a ridare o dare a una circostanza? L'asso di coppe sotto il mazzo. Ma si parla, si può essere di amore? Come potremmo farla a riconquistare? Come potrei farla a riconquistare? Situazione, persona? La luna, non mi dici di cosa, può essere segreti, può essere qualcosa che traballava un po' dietro le scene. Ragazzo di Bassano, sei pronto o pronta per comunicare? Sei pronto all'azione per agire, comunicazione. I ragazzi portano sempre nuovi messaggi, no? C'è cioè qualcosa di nuovo. O dovrei farla nuova? Dovrei riportarla nuova? Dammi il due di spade per il generale, la torre, il carro. Due di bastoni. Sei tra il diavolo sotto il mazzo, sei tra. Ah, questa è quasi. Mi sembra quasi una scelta di vita, pesci. E non c'entra che scelta di vita stai a fare in questo momento, però in qualcun modo non c'entra. O così o colà la tua vita cambierà. E te credo che sei un po' confusa, no? O confuso perché hai tipo o così o colà la cambio e già devo solo decidere a quale direzione, situazione, persona, dove mi devo muovere. Vado ovest, vado est, vado sud, vado nord, dove cavolo vado? Però una decisione deve essere pronta, deve essere fatta, pesci. Però ti vedo pronta, l'unica cosa ancora non sai. Devi mettere un po' ordine con quello veramente dove ti tira di più. Ma non so di cosa. Dammi la luna, due di coppe, ragazzo di spade, il diavolo. Dammi 6 di denari, 3 di spade, la High Priestess, la regina di spade, l'appeso, re di denari, cavaliere di denari, 4 di bastone. Può essere anche case, o stai cercando casa, stai cambiando casa, stai traslocando, vuoi cambiare totalmente vita. Quello che vedo, pesci, nel passato, e questo te lo devo dire pensavi nel passato che questo c'è un amore o poteva essere come un amore, era tossica. Certo, poteva essere anche tossica, o io la vedo più come ossessione, no? Eri più tentato o tentata a ossessionarti, però la tenevi per te. O qualcuno ti dava l'input, sì, ma questa è solo ossessione o è tossicità, ma lo tenevi solo per te, lo tenevi per te, non ti esprimevi più di tanto. Invece adesso nel presente mi proprio me lo dici, sono convinto, convinta che quello che pensavo nel passato non è così. Per questo ti tira a prendere una decisione perché. È come che ti davi, la volevi, la motivazione per finire qualcosa, per non vederla per quello che era. Invece era amore. Si può parlare anche di 5 minuti fa, pesce, non devi andare chissà quando nel passato. Invece adesso sei come sei stabile nel tuo mente che dici questo non è tossicità, questo non è ossessionalità, questo è puro amore. Perciò ti devi prendere adesso una decisione come la vuoi intraprendere, come la vuoi interpretare questo amore. Non so che amore.
qualcosa qua che... O può essere che anche tenevi nascosto qualcosa con un amore. Quello può anche essere, no? Che tentavi a nascondere qualcosa, un segreto? Tentavi a... Non lo so, se avevi una storia d'amore, avevi i tuoi segreti, senza che l'altra persona sapeva niente di questi segreti. Quello può anche essere. Luna e diavolo. Può essere questa energia, non sapeva niente dei tuoi segreti. Invece oggi cominci a capire che ti dispiace che hai tenuto questi segreti da qualcuno. Può essere anche viceversa, pesci. Però nel futuro vedo che vuoi aggiustare. O qualcosa viene aggiustato, qualcosa porta a aggiustare. Una volta questa decisione è fatta, no? Tipo adesso si inizia, devo farla. Perché è tenuta questo segreto, non mi voglio liberare. O devo confessare, decidere, devo intraprendere. E poi di là vediamo, da là vediamo dove ci porta. Dammi un consiglio. Due di coppe, cinque di spade e The Lover, sì. C'è qualcosa qua che dovresti... che ci pensi tanto. Qualcosa che può essere stato manipolato, tenuto segreto, di nuovo può essere anche viceversa, pesci, sapete come lavoro. Qualcosa che è stato tenuto segreto, perché questa energia che ho letto, i sensi di colpa stanno cominciando a interagire. E non porta nessuno a, no, benevole energia, se no la coscienza, quella coscienza un po' da pulire, diciamola così. Grazie mille, thumbs up, ci vediamo presto e ciao ciao. Scorpione, my love team, datemi per il mio scorpione, cosa scorpione si può aspettare per questa lettura? Due di bastoni. L'imperatore, 10 di bastoni, 8 di bastoni, qualcosa ti viene data molto veloce, però sembra che ti viene data perché puoi lavorarla, puoi aggiustarla, puoi aspettare, come si dice quella parola, puoi maneggiarla, ecco, puoi maneggiarla. Aspettavi qua, non so cosa aspettavi nel passato. 10 di bastone ti abbassa, è molto fuocosa. Può essere che hai tanto fuoco, no? Nel tuo tema natale, 4 gennaio, 7 marzo. Ma qualcosa devi lasciare. La puoi maneggiare, però devi lasciare qualcosa nel futuro. Per saperla maneggiare, devi lasciare andare, devi chiudere qualcosa che per maneggiarla. Non puoi fare tutto tu, sennò ti è pesante. Non la vedo così brutto questo 10 bastoni, è come deciditi, non puoi portare tutto con te, se no ti è pesante, nel senso, te ne vai in vacanza. Non puoi portarti due bagagli, te ne puoi portare uno, decidi, una cosa così, non so perché. Dammi l'8 di bastone. Wow. Il carro sotto il mazzo, la morte, il re di spade e l'asso di coppe. Qualcuno vuole lavorare con te, plain and simple. Qualcosa che è stato finito, qualcosa che si è trasformato, una situazione, persona si è trasformata. Ti vogliono. Vedo scorpione, vedo acquario, vedo cancro. O tu hai questo nel tuo tema natale? 8, 8. Cosa abbiamo l'8? Otto possono essere anche gradi. Dico 8 perché vedo sia scorpione sia l'8 di bastoni. Questo è anche un giorno. Che ti porta a giugno, 8, 8 giugno. Qualcosa può essere anche in agosto. L'anno scorso è successo in agosto. È finita in agosto? Però questa energia vedo che vuole, ritorna, vuole riprovare.
qualcosa del passato ritorna. Adesso non so che cosa nel passato. Beh, la vedo romantica, l'asso di coppe. Non tutti, certo. O sei tu che vuoi fare questo gesto? Dammi due di bastoni. Vediamo. Il mago, la regina di denari, sei di denari. Dammi l'imperatore, l'imperatrice, gli amanti e che cavolo! E dai, priestess, ma che è? 10 di bastoni, 10 di coppe, 3 di denari e 3 di spade. O 3 di denari. Ok, allora. Hai manifestato qualcosa che ti sta cominciando a entrare, Scorpione. Nel passato vedo tanta manifestazione di poter interagire assieme, non tu per i tuoi fatti e loro per i suoi fatti, no, assieme, insieme. Tante volte era difficile anche manifestare perché non volevi manifestare qualcosa, qualcuno nella tua vita senza sapere se l'altra persona, situazione, voleva la stessa cosa come a te. Io sto parlando della tua manifestazione, però ti era un po' difficile a manifestare nel passato perché non sapevi se anche l'altra persona, situazione, voleva la stessa cosa come a te. Intanto tu hai fatto la tua manifestazione, a quale direzione volevi andare. Nel presente, questa energia che ti ritorna e sarà probabilmente, io non so perché me la porta a giugno, qualcosa che si è stato rotto tra ottobre, no, perdon, tra agosto e novembre può essere, qualcosa ti ritorna che è come a giugno, io lo vedo giugno, io lo vedo giugno, ma è. Questa è grande, questa è potente. Avete il match, siete il match, siete la coppia perfetta, siete le energie perfette, siete uno fatto perfetto per l'altro. Anche se siete due casini, anche se siete due casini, siete così talmente perfetti, anche con i vostri casini. Chi è che la cantava quella canzone? Chi era? Aspettate, come si chiama? Angelina, no? Angelina Mango? Dell'anno scorso. Mi sa che anche con i casini, se non era, se non sbaglio, anche se con i casini, i sbagli si sono stati fatti, può essere sbagli sono stati fatti uno con l'altro individualmente, ma perché anche se siete così imperfetti o tanto perfetti, questa situazione vi porterà, ma così sulla perfezione, siete il match. Perché cominciate a sentire anche il vostro istinto, sia tu e sia la tua persona. E quello che ti ho detto, con un bagaglio, ci sono delle persone, circostanze, famiglia, amici, non so chi sono, non tutti possono o cominciano a capire. Può essere anche trasloco, può essere anche che in tutto un tratto traslocate, che ne so, in Giappone, traslocate in montagna, traslocate a mare, non so quello che è. Pianificate le vacanze, non so che cos'è, c'è sempre qualcuno che non vuole, o vedo un gruppo, può essere anche i figli, può essere amici, famiglia, non so chi sono, però se unite e se la portate a portare siete uniti, no? E lo portate con il cuore, automaticamente persone, circostanze, famiglia, figli vengono con voi. Verranno con voi perché c'è amore. Anche se in quel momento è pesante, è sempre un po' pesante. Per questo ho detto, non puoi portare due bagagli, portane uno, no? Comincia a capire anche un po' l'altra circostanza perché c'è qualcuno qua che non so chi è, o è delusa o è deluso, sono delusi, ha paure che non potrebbe funzionare perché qualcosa è il passato, Scorpione. Non mi piace parlare, tu voi sapete come mi lavoro, non mi piace dire subito cose del passato, però questo è passato proprio tonto tonto. Però vedo che qualcosa deve come un po' aggiustare, dati tempo, datevi anche un po' tempo, può essere anche patchwork family, no? Tipo queste famiglie allargate, poi quello può anche essere sorelle, fratelli, persone che non capiscono, che hanno un po' di paura o tentano a aver paura, tipo speriamo che questa volta è la volta giusta, no? Tipo lì un po' pesante, una cosa così. Ok. Dammi un consiglio per il mio scorpione.
questa è tanto bella, la regina di denari, la luna e il cavaliere di bastoni, ma tu lo sai che sta cambiando. Sapete cosa ha soddisfatto il sotto il mazzo? Cosa mi piace di questa situazione è che si è rilassato, ha un rilassato, perché sai, come che in fondo siete tanto imperfetti, ma così perfetti insieme. E che un giorno questo grande successo di questa che vi potrà unire è grande. Anche se in questo momento può essere che non lo senti. Io per essere sincero lo vedo più per giugno, anche se questo è fino alla fine di maggio. Poi comincia come un po' a capire che stanno cambiando i venti. Mi piace. Scorpione, un like, grazie mille di essere stati qua. Un velo tanto bene, un caro saluto e ciao ciao.